paesino in provincia di Roma dove denunciamo, facciamo presente la continua rottura delle strade a causa delle condutture. Marcellina è diventato un colabrodo. Questo avviene per la mancanza di manutenzione e di sostituzione delle vecchie condotte che l'ACE avrebbe dovuto effettuare come da capitolato pattuito con i 100 comuni nel 2004. Sono 12 anni di gestione dell'ACE nei quali Marcellina è in continua sofferenza o mancanza di acqua potabile o rottura di condotte e di pompe. Ecco, questi sono i disastri continui. Ci troviamo sempre a Via Piave, a pochi centinaia di metri, troviamo altre falle, altre perdite di acqua che si sommano a tutte le altre, come potete vedere, è questo punto qui, non si nota precisamente, però la fuoriuscita dell'acqua, eccola, e dove si sommano con tutte le altre che andremo man mano a mostrarvi. Qui siamo sempre via Piave, la parte alta, dove la maggior parte è tutta zona nuova, e qui abbiamo un'altra falla, la zona ancora di più che dovrebbe essere tutto nuovo, invece. Questa è sempre l'acqua che scende dalla parte alta e che si congiunge su Via Piave. Come potete notare, l'acqua, il flusso abbondante. Qui ci troviamo invece al Corso Vittorio Emanuele, dove da diversi giorni, la data precisa non la sappiamo, ma hanno questo disagio. È stata transennata così, come potete notare il disagio, e come si può notare il continuo flusso dell'acqua comporta delle voragini e disagi. Inoltre, come abbiamo appreso, ci sono diverse attività commerciali che crea problemi, perché hanno fatto un esposto, hanno fatto presente all'ASL proprio per una questione di genere, che ci sono attività commerciali che richiede questo. Come potete notare, si cominciano a creare proprio dei crateri, delle buche profonde, e ancora non siamo alla fuoriuscita principale dell'acqua. Come vi dicevo, diversi giorni e non si è sistemato questi problemi di continuo. Come hanno transennato la strada, però da qui si cammina. E qui abbiamo la parte principale, le macchine che camminano, malgrado hanno transennato, però le macchine, ecco, come potete notare, ne stanno passando e vedete i forti disagi dei cittadini. Qui siamo a Via Indipendenza e qui abbiamo un'altra falla, altra fuoriuscita di acqua. Come potete notare, le nostre condutture sono tutte dissestate. We'll be right back.